Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 10 gennaio. Vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. C'è ovviamente un grande tema ancora di politica estera. Il motivo internazionale che scriverebbero tutti gli altri giornali al mondo sarebbe quello che Haftar, il generale cirenaico, non ha deciso di accettare quello che turchi e russi, cioè i grandi azionisti della crisi libica, hanno deciso a Istanbul proprio ieri. Ma per l'Italia quello che succede è la figura di quattro soldi che ha fatto il presidente del Consiglio Conte e che, se fossimo un paese normale, gli faremo toc toc Conte, ma ti rendi conto che cosa hai fatto? Ha invitato i due contendenti, uno il contendente non riconosciuto dall'Italia né dall'ONU per primo, e poi dopo 2 ore l'altro contendente, cioè Serraj, quello riconosciuto dall'Italia e dall'ONU, che nel volo da Bruxelles a Fiumicino, quando ha saputo che ci stava il suo nemico, ha preso e se n'è andato via. Normalmente qualsiasi diplomatico gli dice e gli avrebbe consigliato a Conte di non fare questa stronzata organizzata dai servizi segreti, che sanno fare tante cose, ma forse non la politica estera italiana. Nel frattempo, oggi i giornali ricordano come Serraj, tornato a Tripoli, i suoi stessi sostenitori gli hanno fatto un mazzo così. Stiamo parlando di un conflitto tribale in cui vedere il nemico in Italia e soprattutto vederselo riconoscere in Italia è una cosa da pazzi. Ma questa figura, che in un paese normale il professore Foggiano l'avrebbe pagata con interpellanze parlamentari, con giornali disgustati, devo dire che i giornali oggi ci vanno piano, vedono l'intervista in prima pagina oggi dell'inutile ministro degli esteri Di Maio. Ma come sono inutili tutti i ministri degli esteri quando avvengono delle grandi crisi internazionali? Voi vi ricordate su Sigonella chi fosse il ministro degli esteri? Vi ricordate sul patto con la NATO chi fosse il ministro degli esteri di Berlusconi o di Craxi, appunto, o di D'Alema quando si faceva le sue passeggiatine con gli Hezbollah? Insomma, ognuno fa i suoi gran casini. Il punto fondamentale è che oggi Di Maio fa un'intervista fondamentale al Corriere della Sera. Ragazzi, io vi giuro che questa frase l'ha detta nelle prime righe Di Maio e nessuno ride, e siamo ancora qua perché parliamo di Di Maio. Ragazzi, voi state in ufficio, il vostro capo vi dice che siete inadeguati o i vostri successi, diciamo, i vostri obiettivi non vengono raggiunti. Ministro degli Esteri è questo ciccio Di Maio che nelle prime 3 righe ci dice: ci troviamo di fronte a cornici complesse. Ragazzi, giuro, è peggio dei miei capelli. Uno che dice: ci troviamo di fronte a cornici complesse, uno non che non sa parlare italiano, ma è uno che non ha idea di che cosa sta avvenendo. Ci dice la supercazzola, e i giornali, invece di dire: scusi, ma che cazzo vuol dire cornici complesse? La cornice è questa roba qua, cornici complesse. Se ieri Conte è andato, tra l'altro facendo una minchiata, a incontrare i due leader e uno non si è presentato, non sono cornici complesse. È complesso il modo con cui si può giustificare questa stupidaggine fatta dal tuo Presidente del Consiglio. Toc toc! Una volta potete anche dire: abbiamo sbagliato, abbiamo fatto una cazzata. È chiaro che questo, voglio dire, tutti i politici non lo dicono. L'altra cosa, voglio dire, siamo noi giornalisti, perché oggi c'è anche un bellissimo pezzo di Venturini sul Corriere della Sera, ma il titolo del Corriere della Sera è il seguente: le cose da fare in Libia. Ragazzi, e mo siamo arrivati noi del Corriere della Sera o del Giornale o di Pinco Pallo? Adesso io non voglio dire che c'ha ragione Di Maio, che le cornici sono complesse, ma anche i giornalisti che semplificano dicendo cosa sono le cose da fare in Libia, e beato loro che lo sanno. Certo, la cosa che noi giornalisti possiamo dire con grande semplicità: le cose da non fare. Non farsi dare un calcio nel culo da Serraj, che è il tuo rappresentante, quello dell'ONU, e che, come scrive oggi molto bene Venturini, cosa abbiamo fatto? Prima ci siamo appiattiti su questi inutili mediatori dell'ONU. L'unico paese al mondo che con le frasi fatte arriva un mediatore dell'ONU, diciamo che è un fenomeno, e spesso sono dei funzionari di merda. Poi, dopo essersi appiattiti su questi non infallibili, dice Venturini, io direi fallibilissimi cazzoni di mediatori dell'ONU, poi ci siamo appiattiti su Serraj, deciso dall'ONU, e poi quando Serraj ci ha chiesto le armi, zitti e muti, e gliele abbiamo fatte fornire dai turchi, che ovviamente comandano. Beh, è una storia di un insuccesso straordinario. Nel frattempo
I veri casini Di Maio ce l'ha a casa, anche perché nell'intervista che fa il Corriere della Sera, che cosa dice? Dice che in realtà sono pochi queste due o tre persone che gli hanno fatto un manifesto contro. Cioè, mentre al Corriere della Sera dice che il manifesto che gli hanno fatto contro, dicendo che lui non può fare il capo politico, sono soltanto due persone, in fondo sminuendo la situazione, sul Fatto Quotidiano oggi c'è l'idea che ci sarà un vertice collegiale del Movimento 5 Stelle. È la fine del Movimento 5 Stelle. Io dico a quelli che ancora mi guardano, io penso che non ci sia nessuno che vota Movimento 5 Stelle, ma come fate con Di Maio che non ne azzecca una, con questi che fanno i vertici, non restituiscono i soldi, ce l'hanno contro Rousseau, alcuni vanno a sinistra, altri vanno a destra, altri vanno in alto, tutti vogliono il doppio mandato. Come fate? Oggi uno dovrebbe fare toc toc, non perché li avete votati, come potete votarli nel futuro, tant'è che in Emilia Romagna vengono dati, secondo gli ultimi sondaggi, tra il 6 e il 7%, che è la soglia di cazzoni tipica che c'è in ogni paese, compreso me, che posso votare qualsiasi cosa, cazzoni in senso buono, il voto è rispettabile da parte di tutti, ma insomma, quando siamo nel 6-8%, insomma, si parla di persone che votano secondo logiche che sono anche incomprensibili. E anche il giornale oggi dice: rivolta dei parlamentari contro la restituzione dei soldi e Casaleggio. Vedremo. Intanto altri due se ne sono andati via dal partito. Oggi la storia più divertente è una storia piccola, piccola così, ed è riguarda Oscar Farinetti. Vedete, Oscar Farinetti è un uomo affascinante, ha scritto dei libri pazzeschi. Suo padre, lui ha venduto già un'azienda e ci ha fatto i miliardi, poi ne ha fatta un'altra che si chiama Italy e ci voleva fare dei miliardi. In realtà oggi scopro che ha un margine molto bassi, ma questo non è importante, perché chapeau a uno che fa un'azienda in Italia. Solo che Farinetti ha questa caratteristica di alcuni imprenditori italiani di essere sempre il fenomeno politicamente corretto. Lo faccio per il futuro, per i miei figli, per gli imprenditori, per il mondo, per il sole, e poi ti fa questo discorso: quanto siamo fortunati a essere nati nella parte giusta del mondo, in Italia, nell'Occidente, potevamo nascere africani, ogni giorno dovevamo stare lì a ringraziare Dio, tutte cose sacrosante, posto che il suo obiettivo è quello di fare profitti come tutti gli imprenditori, e posto che è nato in questo mondo e quindi ne gode di tutti i benefici. Fatta questa grande supercazzola che lui ci fa tutte le volte, cosa è successo ieri? Ieri è successo che sulla Reuters è uscita l'idea che Guerra, che lui ha chiamato un manager a gestire l'azienda, se ne andrà via, e lui fa una lunga intervista oggi al Corriere della Sera, Farinetti, in cui ci dice che lascerà i timoni dell'azienda al figlio, che mi sembra che si chiami come me, Nicola. Quindi sono compiaciuto del fatto che ci sia un Nicola alla guida di Italy, ma la cosa che mi fa impazzire è che sono tutti uguali. E chi è il futuro della società di Paparino? È il figlio, che oltre a essere nato in Occidente, essere nato nel posto giusto del mondo, essere nato diciamo in tutti quanti i canoni corretti che dice il padre, che fortuna, è anche nato di Farinetti, doppio culo che si prende l'azienda in casa. Quindi grande Farinetti, sempre bravo a parole e sempre una pippa quando si tratta di avere delle conseguenze a quello che si dice come principi. Nel frattempo, ovviamente, l'intervista, cioè l'Italia sarebbe un disastro se ci fosse Salvini, ma questo ci interessa poco, fa sempre bene di quella retorica, insomma, di sinistra che piace a Farinetti. Sulla prescrizione, il pezzo di Sallusti è straordinario oggi, perché Sallusti ci racconta la sua vicenda giudiziaria rispondendo a Davico e a Travaglio. Dice: ma che dite? Io sono stato nel 2013 indagato, sapete perché? Perché dicevano che avevo omesso il controllo su un articolo. Il problema è che io nel 2013, dopo che mi avevano arrestato, unico caso di giornalista italiano, nel 2013 mi ero dimesso dal giornale, avevo persino preso la liquidazione. Quindi vado dal magistrato a Cagliari e gli dico: guarda magistrato, il PM mi sta facendo tutto questo casino, ma io sono stato non ero dipendente del giornale, quindi non posso omettere un controllo di quando non sono neanche dipendente. Il magistrato in primo grado gli dà ragione. Il PM non gli sta bene e ricorre, esattamente quello che dice Davigo: quelli che ricorrono, i privati che ricorrono sono degli stronzi. In questo caso il giudice ricorre dopo che io gli ho dimostrato per tabulas che non ero dipendente. Quello ricorre, e pensate un po' voi, da un anno e sei mesi che mi avevano chiesto in primo grado e che non gliel'hanno dati, mi condannano 850 euro di multa, quindi mi condannano in secondo grado, non ero dipendente, quindi ho messo controllo e sono condannato.
Ma il punto è che io vorrei ricorrere in Cassazione perché è chiaro che ha ragione, dice Sallusti. Ma sapete che c'è? Dopo 3 mesi avrebbe dovuto dare le motivazioni della sentenza di condanna, non sono ancora arrivate. E quindi inevitabilmente arriverà la prescrizione. E io sono un innocente e non voglio essere prescritto. Non voglio essere prescritto. Spiegateglielo a Travaglio e a Davico che questo è colpa degli avvocati. Questa è colpa di un magistrato, non degli avvocati. Vabbè, una storia stupenda sul Giornale. Processo a Salvini, un'altra cosa straordinaria. Adesso PD e Movimento 5 Stelle non vogliono più fare l'autorizzazione a procedere il 20 gennaio. Cioè, se questo è un delinquente, lo vogliono fare dopo il 20 gennaio. E perché? Perché il 26 gennaio ci sono le elezioni e se lo fanno il 20 gennaio, si dice Polito e tanti altri, farebbero un favore a Salvini. Ma un tempo i processi, vi ricorderete, Mani Pulite, i giudici erano quelli che dicevano chi doveva comandare in questo paese. Oggi, se ti mettono sotto processo, diventi uno che porta i voti a casa. Insomma, veramente incredibile. Intervista a Prodi oggi sulla Repubblica che dice: no, io non mi sogno minimamente di fare il Presidente della Repubblica. Ci sono sempre quei 101 che mi fecero fuori a suo tempo che potrebbero esserci anche oggi. Fantastica. L'idea che Prodi dice che non vuol fare il Presidente della Repubblica è pari a quella che io voglio non fare Quarta Repubblica lunedì. Cioè, totalmente falsa. Lunedì Quarta Repubblica e Prodi punta a fare il Presidente della Repubblica e dice che belle queste sardine che inviteranno la gente a votare all'anima della loro indipendenza. Gran casino oggi sulle gallerie delle autostrade. Repubblica e Stampa ci dicono che ci sono 200 gallerie a rischio, lo direbbe il Consiglio dei Lavori Pubblici sull'indagine della Procura di Genova, e grazie alla quale si è capito dopo il Ponte Morandi che di queste 200 gallerie 100 solo sono di autostrade. Su autostrade, grande battaglia nel governo. C'è il governo PD che non la vuole revocare la concessione, mentre il Movimento 5 Stelle, oggi addirittura un vice ministro, mi sembra che si chiama Cancellieri, in un'intervista dice: altro che multa, altro che riduzione dei pedaggi, altro che investimenti, questi devono andarsene! Avete presente a Roma? Andatevene! Avete capito? Via a Ugg, Giorgio, che ti ho visto che sei ritornato. Questi non le vogliono le autostrade, sti geni. Ma dovete pagare delle multe. Ma quali multe? Ha detto la Corte dei Conti che non paghiamo nessuna multa, dicono i grillini. Poi dopo la multa la pagheremo, ovviamente non sarà il cazzo di grillino a pagarla, ma saranno le generazioni future. E nel frattempo, e l'ultima questione riguarda Trump e il suo raid aereo. Oggi Ferrara, dopo aver detto che Trump è un cazzone, che il populismo fa schifo e le solite cose contro Trump, beh, ti dice che in realtà il raid è stato un enorme successo e soprattutto prende in giro tutta quella stampa liberal che ce l'ha con Trump. Devo dire che è oggi straordinario, straordinario il Corriere della Sera che riesce a pescare sempre degli osservatori americani che dicono che Trump ha fatto una stupidaggine. Ne trovo uno ogni giorno, trovano dall'America questi fenomeni di corrispondenti italiani del Corriere della Sera americana, quelli che dicono che Trump ha fatto una stupidaggine. In Italia e nel resto del mondo si è capito che non c'è nessuna terza guerra mondiale, ma ci sono ovviamente gli intellettuali americani che pensano che sia una stupidaggine. Li trovate tutti sul Corriere della Sera, inequivocabilmente. Beh, oggi l'esperto americano che cosa dice? Dice: Trump ha strabordato, influenzato da Pompeo. Allora, Trump un giorno era quello che faceva tutto quanto in maniera compulsiva, oggi è colpa del suo ministro Pompeo che comanda su Trump. Ragazzi, ce n'è di tutti i colori, non vi lamentate, ognuno c'ha il Di Maio che si merita. Io vi do un grande abbraccio, vi ricordo che lunedì sera si ritorna con Quarta Repubblica, tanti argomenti di cui parlare, quindi non mancate. Siamo stati in vacanza un bel po', anche troppo, ma da lunedì non si scherza più. Ciao!